L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccolo, il nostro fuoriclasse. Professore, buongiorno. Sì, eccolo. Buongiorno. Dunque, c'è stata una conferenza di Alfano e Berlusconi, lei l'ha seguita, immagino, vero? Pare che non ci sia materia da seguire. Bravo, infatti non c'è materia da seguire. Insomma, è stata una conferenza stampa, invece, che dimostra come io faccio il profeta, perché se lei legge il mio articolo di oggi, sì, dico, vinta la battaglia di Villa Adriana, sì, e mentre quello è scritto ieri e poi pubblicato oggi alle 11:30, il Consiglio dei Ministri ha bocciato la discarica che ieri aveva approvato. Eccolo qua. Quindi io ho capito che quello che avevamo fatto, io per primo, devo dire la verità, come accade spesso, ieri l'articolo di Rizzo e il movimento che ha determinato di, come dire, preoccupazione, di panico, ma cosa capita, prima pagina del Corriere, che evidentemente è autorevole, ma io 4-5 mesi fa ero andato con Striscia la Notizia a Villa Adriana, avevo detto le stesse cose, bocciando la discarica. Evidentemente la televisione, nonostante la forza di impatto sui telespettatori, è ritenuta meno autorevole del Corriere della Sera. Quell'articolo in prima pagina di ieri ha creato il panico e ha indotto Catricalà, che aveva detto prima di sì al prefetto commissario per i rifiuti per la discarica di Corcolle in prossimità di Villa Adriana, a indicare il rischio delle sue dimissioni. Già si è dimesso, non lo ha minato, si è dimesso, poi si dimette un giorno sì, un giorno no, Carandini, che è il presidente del Consiglio nazionale, ha minacciato di rimettersi Ornaghi, insomma si è creato un pasticcio tale che oggi il Consiglio dei Ministri ha stabilito di non fare la discarica lì. Alle 11. Se legge l'articolo, sì, io la dico che la battaglia è vinta. Si capiva dall'aria che Buccellentano, tutti questi qua che sentono si accorgono adesso di una cosa che tra l'altro va intesa, come dico io, non contro le discariche, che è quello che muove tutti gli ambientalisti, per cui avremmo la merda per strada se fossimo allineati su quella posizione, ma la discarica, anche la migliore del mondo, non deve essere in Italia fatta in luoghi evocativi, perché non mette una discarica a Langhirano dove c'è il prosciutto, perché crei l'effetto di merda a fianco del buon prosciutto. Certo. Per cui Villa Adriana è uno dei luoghi che noi indichiamo come simboli dell'Italia e del mito, e il mito non può essere in prossimità di una discarica. E questo è un dato di natura psicologica e culturale che non ha niente a che fare con le questioni tecniche e scientifiche che il prefetto invece ha giustamente valutato tali da non creare danni per l'ambiente e danni per le persone. Per tutto questo, nella retorica dilagante, viene detto invece in modo totalmente minaccioso il pericolo per le persone. Non c'è nessun pericolo, c'è l'errore di affiancare davanti al mondo che ci guarda un luogo di bellezza assoluta con la merda. Questo è il tema vero che dovrebbe indurre un governo alla opportunità, e lo ha indotto soltanto quando ha messo dell'angolo, invece di farlo subito. Il ministro si è dimostrato impotente, ha minacciato le sue dimissioni, il Consiglio dei Ministri sembrava dar ragione al prefetto, il prefetto faceva valutazioni di ordine tecniche, perché gentucola che non è capace di dire non si fa perché l'Italia non si tocca, punto. Questo è il governo. E su questo ovviamente non si dice che la discarica crea danni ai bambini per creare il panico, si dice non si fa perché è opportuno farla lì, poi la farai da un'altra parte dove non c'è Villa Adriana, dove la discarica è utile per pulire la merda e i rifiuti che noi ogni giorno produciamo. Ma questo è un dato oggettivo, tant'è vero che a Vienna la discarica è in pieno centro e nessuno si lamenta, ma da noi abbiamo l'ambientalismo idiota, ah poveri bambini moriranno, tutto questo panico per dire invece di non si deve fare perché Villa Adriana non deve essere contaminata nel suo nome e nella forza vocativa nome di Adriano da il nome merda, discarica, rifiuti che sono connessi a questa, eccoti qua. Ecco. La ragazza bionda che si gira. Sì. Sì. Eccola. Qua, sì. Ho sentito il rumore di una pacca sul gluteo, possibile? Come c'è lì? A me non vede lo schifo. Guardami, fa schifo anche qua. Però l'acqua è pulita. Visto? Certo. Quindi mi stava dicendo. Dove si trova, professore? Ho sentito ho sentito come un rumore di pacca sul gluteo, possibile? Il marito della barattola non può neanche pensare. No, va bene, infatti è una cosa. Allora, vedi com'è pulita qua l'acqua, però. Carrara è pulitissima. Ma questi sono dei rifiuti. Vedi, il tema è qua. Tu hai un bellissimo fiume, no? Sì. Con pulito. Sì. E poi vicino. Il centro storico, che è meraviglioso. E hai.
primo scandalo edilizio a Carrara. Ecco, aspetta, la facciata del Duomo oscurata o parzialmente nascosta da un cesso di case che danno sul Carrione. Cioè, uno fa via, si chiama via Ghibellina, viene su, vede la facciata del Duomo, no, la vede per metà, perché sulla sinistra ci sono... Intanto signora, lei è preda, sì, è preda del professore, l'ha abbracciata, credo che è vero. Sì. Non vorrei dire, ma... Con chi abbiamo il piacere di parlare, signora? Signora Penna. Ah, cara signora Penna. Per metà emiliana. Per metà emiliana, certo. Certo. La mia nonna era di San Paul Dance. Hai capito, San Paul Dance. Quindi lei sta lamentando un ennesimo brobrio, no? Un brobrio, certo. Il primo scandalo edilizio. Sì. Se lei fa caso, venendo su, cioè da Piazza Alberica, va su per vedere il Duomo, sì. Un Duomo magnifico, nascosto parzialmente da delle case oscene. Una bomba. Mamma mia, va bene. Una bomba. Va bene. La saluto, vado a fare la stessa. Signora, molti complimenti a lei, molti complimenti a lei, grazie. Professore? Nel frattempo gli sta facendo l'ira di Dio alla signora Penna, professore. Sì. Sì. Ah, io ho già parlato, vi lascio meno. Io ho fatto ieri sera, che cazzo c'entra l'Averio? Scusa, ho parlato ieri, non c'eri, vai a sentire l'Averio, con la Marte. Io l'ho fatto. Ieri sera abbiamo fatto una cosa alle 9. Arrivo subito. Sì, tranquillo. Sì. Allora, eccola. Sì. Russo come l'italiano, io lo sapevo. Sì. Pronto? Sì, a naso mi sembra che stiamo mettendo insieme la cena, professore, è possibile? Devo partire per Orvieto, ma ieri sera, come stavo dicendo, ieri ero a... No, il numero rincoglionifera, ma si è proprio suonato nel cervello. Dia il numero, allora, signora Penna. Ieri notte a Trieste, sono arrivato a Milano per presentare il mio prossimo libro. Sì. Di cui non posso ancora dire il nome, perché mia sorella... Poi da lì sono andato a Roma a fare Matrix ieri sera, ho avuto un riscontro da parte di... E poi da lì sono venuto a Carrara, ho presentato il libro e adesso vado ad Orvieto. E tu vai, e io non c'eri, cornuta... Grandissima cornuta, che ha mancato l'appuntamento. Simpatico, molto simpatico. Sì. Cornuta! È claro, è evidente questo. Detto questo, le dicevo che essendo lei la mia stella polare, può capire che quella discarica non sa da fare il primo articolo che io ho letto questa mattina nella mazzetta dei giornali, no? Quindi, e tant'è che non l'hanno fatta. Aspetta in comune, il sindaco. Questa mattina l'articolo, la discarica non sa da fare, è un dato di 5 mesi fa, da quando si è cominciato a parlarne. Sì, sì. La cosa è profetica, è aver detto la battaglia è vinta, nonostante che ancora la decisione, anzi ieri, era ancora favorevole alla discarica la decisione. Comunque, nella fattispecie, l'articolo è stato letto da Pino Proietti, che era il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, che mi ha mandato un affettuoso messaggio di condivisione. E invece ieri sera la cosa più entusiasmante è il commento, l'intervento su Matrix, fatto, senza che io mi fosse riferito a lui, ma probabilmente ai concetti che lui condivideva, di Carlo Petrini, che dice nel meraviglioso intervento, sono completamente d'accordo sulla idea di una ricostruzione che non impedisca agli abitanti di vivere nei centri colpiti, diversamente da quello che è avvenuto all'Aquila, e isoli singoli monumenti, facendone cantieri di restauro che non impediscono la vita nella città, senza chiudere tutti i centri storici. Certo. E su questo e altre considerazioni, Petrini è stato così affettuoso da darvi il suo applauso. Senta, questi sono i dati, diciamo, i dati, Altro invece la terza, e da lei messa per prima, vicenda dei due. Ecco, sì. E loro hanno voluto dare la sensazione di reagire a caldo alla sconfitta e avranno detto delle cose molto generiche, non avendo nessuna idea, avendo una confusione mentale irrimediabile e non avendo fatto una valutazione radicale su quelle che possono essere soluzioni che potevano essere comunicate anche fra 10 giorni. Quindi questa cosa di farlo subito, probabilmente avrebbe parlato di legge elettorale o di altre cose, è troppo in ritardo, perché la legge elettorale doveva essere incardinata con una posizione forte di Berlusconi e Casini quando te l'ho detto io, cioè quando l'ho detto a lei, cioè 4-5 mesi certamente, fa. A questo punto la riforma elettorale sarebbe stata avviata
indipendentemente dalla sconfitta elettorale, e sarebbe quindi arrivata in porto, se mai fosse arrivata in porto, non per l'emergenza o per la necessità di creare una, come dire, un argine al travolgimento che il voto ha dimostrato, ma sulla base di un principio di rispetto degli elettori. Buongiorno. Gli elettori che hanno un'unica cosa, anche se mi diceva ma la legge elettorale non interessa nessuno. Certo, la legge elettorale non è un'urgenza del cittadino, sì, ma diventa un'urgenza quando vai a votare e quando il voto ti viene dato. Quindi è un'urgenza non fisiologica, ma un'urgenza patologica. E poi molto perché sentita. La malattia è questa, sì, che il cittadino sa. Sì, fai pure. Una ragazza dal basso, io sono sul ponte e dal basso mi fotografa. Sì, sì. Beh, ma è normale. È carino. No. No, è il punto in cui siamo. Io sono in alto di almeno 15 metri. Direi. Sì. E dico, il problema è che il cittadino non sopporta di non poter scegliere il suo presidente. Sì, no, sì. Deputato. No, il presidente vagamente lo sceglieva. Sì. Era una finzione, questa finzione di bipolarismo, ma c'erano i nomi del candidato di destra, dei candidati Prodi, Berlusconi, quindi quello era l'unico nome che c'era, sì, ma non poteva scegliere i parlamentari, quindi questo è l'unico dato sicuro. Che poi non sia un'urgenza come mangiare la mattina e la sera, certo, è evidente. Quindi quando lui mi dice non interessa al popolo la legge elettorale, ciao bella, dice una cosa che è ovvia, ma non c'entra, interessa in quei 10 giorni prima del voto in cui tu vuoi dire voglio votare questo e non quell'altro pirla, invece mi tocca il pirla che mi mettono. Certo, certo. E quindi questo dovevano farlo quando gliel'ho detto io, mettendo la legge elettorale come il segno di un collegamento fra il PDL e l'UDC in un fatto importante che dovevano condurre a termine insieme e che forse l'avrebbe tenuto insieme anche. Dove vai? Oila! Eila, eccola! Eccola. Che li avrebbe tenuti insieme non sul piano politico ma sul piano dei lavori parlamentari relativi. Quindi questa era la prima cosa e non l'hanno fatta. Adesso quello che hanno fatto oggi, parlando forse di legge elettorale, io non lo so perché non ho detto nulla, è tardivo ed è tutto improbabile, nel senso che avranno detto una cosa che vale per loro, che sono diventati una minoranza e che quindi non hanno il potere contrattuale di imporre quella riforma, che peraltro non sarà quella proporzionale con le preferenze, ma sarà il doppio turno, immagino, no? Certo. Senta, professore, lei si restituisce spesso a Carrara, è casualità oppure lei ha un piacere particolare restituirsi a Carrara? Come dici? Dico, non è, esco poche volte, sì, qui, perché il mio figlio me lo portano a casa, no? Eccola. A Carrara vengo così, a Carrara mi invitano, sono un buon amico del sindaco che ha appena vinto le elezioni, sì, hanno chiesto di occuparmi della Biennale del Marmo, cosa avverrà, e poi sei un artista anche tu, abbiamo messo una ragazza artista, e poi ieri avevano in questo Becco Filo, che è un ristorante molto pittoresco, sì, organizzato il punto di riferimento in una piazzetta di una presentazione del mio libro, ultimissimo, quello sull'arte contemporanea. Sì. E, buongiorno. E quindi. Però non ne possiamo parlare perché Elisabetta ha messo il veto al momento. No, di questo qua sì, c'è l'arte contemporanea, è il libro che è arrivato bene, le dico, non possiamo parlare perché io ho già annunciato quello che uscirà in ottobre. Ah, in ottobre, ho capito. Quindi se ne parlassi, sì, oscurerei quello che in questo momento è certo. Il transito tra quello dell'anno scorso e quello della fine anno è un libro, un pamphlet sull'arte contemporanea, sì, che ovviamente ha non diciamo un libro minore, ma è minore di misura, di peso, di tematica, è relativa ai problemi generali. Ai problemi generali dell'arte contemporanea, che si presume essere interesse di un numero limitato di persone, certo, non è una tematica, certo, assoluta come la donna, la Madonna, eccetera, eccetera. Certo. Senta professore, eccoci. Però devo darla a voi, no? Se mi ridate a me i documenti, appunto. La fotocopia ce l'è. È il professore che deve dare i documenti a voi, non viceversa. Allora, andate all'altro senso corretto, dov'è? Stiamo dirimendo una vicenda burocratica, dammi evidentemente. La matita, la penna, poi mangiare. Devi spedirlo. Sì. A questo è un testo su Ezio Gribaudo. Bello. Mio amico e grande e più che artista, amante di artisti, e unico artista che non teme la grandezza degli altri e la riconosce. Hai capito, fuori classe.
E questa è una cosa molto insolita. Certo. Sì, molto, per esempio, ma la cosa singolare è che la lascio qua questa testimonianza, perché sono con una ragazza che sta l'ho capito. Al bureau dell'albergo ha conosciuto Gribaldo. Hai capito. Quindi, che ha più di 80 anni e quindi non ne parlava. Naturalmente era arrivata la mail con...